Latte! Latte! Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo finalmente, cazzo, finalmente, su The Walking Dead Season 2. Sì! Allora ragazzi, prima di iniziare questa fantastica serie, cazzo, voglio dirvi un paio di cose. Primo, se voi ricordate di questa serie di The Walking Dead Season 2, che non è il The Walking Dead, quello che non ho più continuato perché poi mi ha mosciato le palle, sinceramente, questo è un altro, ok? Quindi, The Walking Dead Season 2 è collegato al primo The Walking Dead, quello che giocai verso novembre 2013, novembre, settembre, giù di lì. Non potete guardare questa serie se prima non avete guardato quella. Quindi, se non avete visto The Walking Dead, ovvero la storia di Lee e Clementine, vi invito, e ne vale la pena, credetemi, ne vale la pena perché è un gioco fantastico, andatevi a vedere la playlist che troverete comunque qui sotto in descrizione. Troverete il link che vi porterà alla playlist del primo The Walking Dead. Dovete assolutamente guardare quella per capire la storia. Perché? Se no non la potete capire. Perché questo gioco The Walking Dead Season 2 caricherà i salvataggi del mio primo The Walking Dead e continuerà la storia in base a come io ho finito il gioco. Perché The Walking Dead ha più di un finale, ha più di una storia. Le tue scelte cambiano totalmente il gioco. È da più di un anno che aspetto questo cazzo di gioco. È da più di un anno che mi scrivono commenti: Pepo, quando continuerai The Walking Dead? The Walking Dead, finalmente, quel cazzo di giorno è arrivato. Finalmente è arrivato! Hanno tradotto tutto. È tutto tradotto. Tutti e cinque i capitoli. Mi sembra, sì, sono cinque in totale i capitoli e non sei come nel primo. Non perdiamoci in chiacchiere, partiamo, gioca. Come vi ho già detto, tempo fa giocai l'episodio 0 per farvi vedere perché non volevo giocarlo. L'episodio 0 era per farvi vedere che era in inglese. Quindi noi faremo cambia salvataggio. Quindi, elimina. Elimina, sì, lo voglio ricominciare dall'inizio. Sì, perfetto. Avvia episodio 1. Importa salvataggio stagione 1. La stagione 2 di The Walking Dead si basa sulle scelte fatte nella stagione 1 e sulle loro conseguenze. Il gioco cercherà ora automaticamente nel tuo sistema un salvataggio della stagione 1 con tutti gli episodi completati. Ok. Salvataggio trovato. È stato trovato un salvataggio della stagione 1. Ora devi scegliere uno slot di salvataggio della stagione 1 per continuare la tua storia. Le tue scelte verranno generate casualmente per ogni episodio non completato. Vabbè, sì, noi l'abbiamo finito. Come potete vedere, noi abbiamo qui due stagioni. Ovviamente noi faremo la stagione 1, ovvero gioco, vabbè, completato e... Mamma mia, l'ho giocato il 12... L'ho giocato il 20 dicembre 2013 l'ultima volta? E Previously on The Walking Dead. Negli episodi precedenti di The Walking Dead. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. Fantastico. It's how the world works now! Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it. Grandissima Clementine. Crawford is the only place Quanto left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. Clementine! Clementine! Ah, qui è quando l'ho persa. No. No. Qui è quando lo zombie mi ha morso. She wouldn't be exposed to what she has been with you.
Questo è un riassunto molto veloce, raga. Traduzione, test in italiano di quella roba lì. Telltale Games presenta. Fatemi leggere almeno, cioè, giusto per sapere. Ok, stiamo iniziando finalmente The Walking Dead Season 2, dove noi giocheremo con Clementine Episodio 1, tutto ciò che resta. Noi adesso giocheremo con Clementine. What do you think? Che è più cresciuta, come potete vedere. Oh, Midge, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid the second. Hello. No. Omid Junior. No. Omid un bello, e vedete, as a ring to it. E se fosse una bambina? The ring of an egotistical maniac. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? Se la chiamassi Battista. You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Questa grafica fumettosa la amo. Why don't you get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Perfetto. Siamo pronti. Sappiate. Hello? Sappiate che non mi sono spoilerato nulla. Non so nulla di questo gioco, non ho visto video, non ho visto niente di questo gioco. Tranne se non un video random, ma soltanto per vedere il gameplay, ma non ho seguito la storia. Quindi non so assolutamente nulla. Lo giocherò all'oscuro di quello che potrà accadere. Poi vabbè, quello che ho giocato nell'episodio 0, per chi l'ha visto tanto tempo fa. Gioco a dir poco fantastico, però prima vorrei fare una bella cosa. Opzioni audio. Ok. Il volume l'ho alzato perché non si sentiva un cazzo. Allora, menu principale, riprendo partita. Ora sì. Bello, così è full immersion, almeno se così si può dire. Allora, lei si deve lavare le mani, quindi ci dobbiamo lavare le mani. Ok, cignolina, dov'è il puntatore? Ah, qui è il puntatore. Oh, salve. Allora, apri cabina. Per chi non l'avesse capito, ragazzi, per i nuovi, intanto se state guardando questo video senza aver visto la prima serie... Che cazzo state facendo? Metti in pausa il video adesso e vatti a guardare quella porca troia di prima serie. Se no non capisci un cazzo. Devi guardare quella se vuoi capire. Se l'hai già vista, GG a te. Allora, è un punto e clicca, come potete vedere alla fine. Però la storia che c'è dietro è così coinvolgente, così strutturata bene, così bella e travolgente che piangi per certe storie dei personaggi. Quindi, se non l'avete, vi ripeto, quindi, presupponendo che voi l'abbiate vista, cominciamo ad aprire i cessi. Ok. Sappiate che il volume è nelle cuffie, lo al massimo. Ok, devi fare la pipì, Cleme. Devi pisciare. What's that?
Metto pisciare in queste condizioni non che sia molto pulito, eh. Ecco, questo in condizioni decenti. Più o meno, eh. Ah, non devi fare pipì. No one's here. Ah, ok, si è assicurato che non ci fosse nessuno. Guess it's safe to get cleaned up. Perfetto. Possiamo pulirci. Tranquilla, Cleme. Sei bellissima, anche se è tutta zozzo, non ti preoccupare. Allora, osserva il rubinetto. Please have water. Allora, bottiglia d'acqua. Ah, devo usare la bottiglia d'acqua. Better. Better. Oh shoot. Ancora. Dai, potatore. Cos'è sta cosa? Usa il rubinetto. Figurati. Lo so, Cleve, è la fine del mondo. Oh, c'è la pistola qua? Oh, vabbè, ok. Quindi. Dov'è caduta la bottiglia? Mi pare nel terzo. Oh, che culo. Prendiamo la bottiglia. Ew. Chi è questa? È Krista? Ah no! Non è Krista. No. I see you. What are you? Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. Esci fuori adesso. What are you doing? Get out here. You got anything on you? Come on, let's see. Non devi farlo. I ain't gonna ask again. È tutto no, ciò che ho. That's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Please stop. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Ti spacco la faccia? Già mi sta sul culo questo. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Partiamo bene. Madonna. I didn't mean to. I didn't mean. Okay.
Oh God. Omi, Omi. Omi, can you hear me? Omi. Non ci voglio credere. Come inizio, volendo, non è male. The Walking Dead! Inizia così, soffri! Questo è The Walking Dead! Affezionati a un personaggio e noi te lo uccideremo. 16 mesi dopo. Mamma mia. Mamma mia. Wow. Che giocone, che giocone, che giocone, che giocone. Krista, talk to me. Clementine si è fatta bellissima, Clementine. Ma scusa, lei non era incinta, non dovrebbe avere un bebè 16 mesi dopo. This will never work. Look at this. Pathetic. The wood's too wet to burn. There's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... We can't stay in one place too long. It's too dangerous. We need to keep moving. All we do, all we have ever done is move. But we never seem to get anywhere. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice, then snow. It won't be easy. È sicuro Wellington? Vabbè, lei non lo sa. Safer than here because of the cold, or so they say. We just need to keep moving north. Beh, è una scelta. È una scelta. Mamma mia. Che gioco! Mi manca lì. Vorrei che Mid fosse qui. Mi manca lì. Pure a me manca tanto. I'm sure you do. Now I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. E come lo tengo acceso? Scusami, ci metto un braccio. Sionina! Così! E cos'è sta roba? Dobbiamo mangiare il suo scempio, cos'è? Aspetta, spostati al ventilatore perché non vorrei si sentisse un vrrr di sottofondo. Lo zaino di Clementine. Dali, trova l'accendino per riaccendere il fuoco. Lui è lì, per chi non lo conoscesse. E se non lo conoscete, madonna, dovete andare a vedere la prima serie. Allora, raccoglio il disegno. Ah, me lo ricordo. È il disegno che ha fatto Papera. Ok, perfetto. Ah, li ha messi nel... Ok, abbiamo la foto di lì. Il disegno penso... Mi sembra che era di Papera quel disegno. Ok. Va bene, dovremmo tenere acceso il fuoco. Osserva Falò, vediamo se c'è qualcosa in giro, ma dubito fortemente. No, non posso cliccare nulla. No, perfetto. Andiamo nel Falò. Mamma mia. Wow. Non cambierò idea su questo gioco. Il primo è stato divino.
Il secondo lo scopriremo insieme, passo dopo passo. Come dice un grande youtuber che mi piace tanto, step by step. Lo amo, Sabacono Maiko. Step by step. Dai un colpetto, accendino. No, aspetta, non ho capito. Ah, devo tenere il tasto premuto, ok. No, aspetta. Con quella roba dubito che si accenda un... Si è acceso. But still not enough. The flames are too low. Esamina targa, raccogli cep. Allora, facciamoci un bel giretto. Allora, vabbè, esaminiamo la targa intanto. Bello. North Carolina. Non brucerà. Ah, vabbè, se tu volevi usarlo come combustibile. In effetti. Dunque, là c'è un ceppo. Giubbotto strappato. This'll never burn. It's too wet. Vabbè, è ovvio che non brucerà mai, è soltanto per vedere, eh. Vabbè, il ceppo sicuramente, per forza. This might burn. Esamina cibo. Vediamo che cos'è, vediamo se lo dice. This will never cook. Che brucia foto di lì? Brucia ceppo. A cosa? Perché devo bruciare la foto di lì? Ma no. E ci sono stronzi che magari l'hanno fatto. Sappiate che tornerò a fare lo stronzo, vi fermerò i video nei momenti più bastardi. Lo fermerei adesso. Però sono curioso. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. What the Krista, fuck? Krista, run! Hey! No, 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 no. Se mi hanno ammazzato pure Krista, no, eh. Dio, chi è questo? Salvataggio. Get the fuck over here. Now! Fucker. Non mi dire che non la vedi. I'm out here, girl. I'm not fucking around. Shit. Get the fuck over here. Bellissimo. È interattivo. Whoa. Are you fucking kidding me? Wow. Leave me alone! Still fucking running! It's squirming! Ah! Fuck! Ow! Ow! Let go, you little bitch! Jesus Christ! Ah! Oh! Ah! Dolore! Come out of there! Levati dal cazzo, Frocio! Ah, fuck! Levati dal cazzo! Jesus, are you fucking kidding me? Go. Come on! You are on my last fucking nerve! Stop fucking kicking! No, 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 no! No, 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 no! Stupido zombie di merda! Levati dal cazzo! Ok, sinistra. Giù.
Clementine, Clementine! A chi? A lui! Ce n'erano 18, ce n'erano! Wow! Ok, volendo non è andata male. Siamo solo caduti in un roscello, abbiamo perso tutto. È tutto, non è che ci avevamo tanto, Più altro abbiamo perso Krista. Traduzione e test in italiano da Claysoft 65. Interactive story by Mark Daring. Raga, bellissima questa cosa che per scappare devi premere destra, sinistra. Mi piace tanto, molto bella. Direttore artistico. Non ho letto nulla. Persone fantastiche, quelle che hanno creato il gioco. Hello? Chi è che tossisce? Wow. Direi che come inizio, seriamente, non c'è male. Bellissimo. Ditemi se anche voi come me da un anno che state aspettando, ma penso che molti di voi, perché molti ancora commentavano sotto tutti i miei video, Peppo, quando riinizierete Walking Dead, Peppo, avevi detto che l'avresti fatto. Non vedevo l'ora. Hanno finalmente tradotto tutti i capitoli e potrò giocarlo senza fermarmi. Quindi nulla, ragazzi. Bellissimo. Già. Questo è solo il primo capitolo, non è neanche tutto, abbiamo fatto i primi 10, 15, 20 minuti di gioco, non so da quanto tempo sto registrando, e già sono innamorato pazzo. Quindi ragazzi, nulla, noi ci vedremo ad un prossimo video, vi voglio bene, e rimanete con me a seguire questo fantastico capolavoro, perché merita, merita, merita. E cortesemente, se l'avete giocato, non spoilerate, perché in un anno di canale che ho non ho mai bannato nessuno. Potrei cominciare da adesso, sappiatelo. Vi voglio bene. Ciao ciao! Questa qui è Clementine cresciuta. Quanto, Clement, ti sei fatta bellissima, davvero, mamma mia. Vabbè, startiamo l'episodio 1, vediamo, magari è un mio sbaglio.